è un'intervista di interrogatorio. Il significato di Facebook per le vie di Udine. Allora, accidenti. No, non fa battute, non fa battute. No, cioè, lasciami stare in pace. Leggi la testimonianza. Il medico. Di letteratura e di prostata, un medico professionale assai. Parolo dito suo nel buco di culo mio. Tutto è bene, tutto è sano. Il dito nel culo controlla il mondo. Ecco, abbiamo la prossima volta lo fai con più noncuranza. Vedi che hanno ricominciato, si sono incazzati. Prendi pure, noi parliamo. Per esempio, ti faccio notare che questo, inquadra là, questo era il vecchio Piper di Udine e noi qui si andava a suonare e a ballare. Ma tu calzetti non li usi spagliati come me? Ma è uno spagliato voluto. No, è uguale. Questa città, questa regione, questo paese si possono salvare con niente di diverso dalla cultura. Questa è forte, è stata è un'affermazione che dà una chiusura a qualsiasi fraintendimento, come tutte le banalità vergognose, anche la più vera. Ma però mi verrebbe, sai che sono polemico, mi verrebbe da contestarti, perché io vedo che in questo momento i più polemici, nel senso che potrebbe, la polemica può avere anche un suo modo di essere positivo, no? La polemica viene affrontata da certi personaggi che insomma hanno poco a che fare col mondo del libro e della cultura, anzi io credo, conoscendoli un po' alla distanza, ma a volte alcuni anche da vicino, credo che se hanno letto 3 libri in vita loro è già tanto, eppure hanno una capacità di intervento notevole. Quindi come lo mettiamo questo? E coinvolgono soprattutto i ragazzi. C'è la famosissima citazione di Charles Bukowski che dice: tutti urlano la verità, ma senza stile non serve a nulla, no? Io credo che gli urlatori, non sono i gruppi degli anni 50, ma sono insomma chi fa gruppo su Facebook, gruppo sui social, visto che ne parlavamo prima, siano in realtà una fetta molto piccola che però fa tanto rumore. E credo invece, anzi sono convinto, che ci sia una fetta molto grande che ha bisogno di meno urla e più contenuti. Noi siamo sempre a sud perché siamo il sud. Il sud è una visione romantica della vita, perché di solito quando si pensa al sud si pensa alla povertà, pensa però anche all'amicizia, fa parole a volte un po' retoriche, che però ci azzeccano. Tu leggimi la Popsia, sud. Sud. Tanto mi manca la gentilezza del sud, l'odore, le stanze scure d'ombra, i cassetti chiusi dei comò, il ricottaro, le donne attente sulle porte che offrono l'acqua, le persone che si fanno affettuose senza una ragione, le strade polverose e gli alberi d'arance. Mi manca l'ipotesi fraterna del sud, con le mani a menar l'aria, i consigli di vecchi immobili e gli occhi, quegli occhi che vidi sempre a ridere e che quando piansero levarono le grida agli emigranti.
mi manca assai la carezza del sud, furba e cialtrona, ma colta dalle stesse mani che tanto lottarono con le miniere in Belgio, le acciaierie di chissà dove. La carezza colta di letteratura nata nella terza arsa e ciardiera. Allora, ci troviamo di fronte al più grande locale di Udine. Con noi un amico di Udine che un amico di Udine che io conosco da molti anni e che si chiama Baila e che nella sua vita non ha mai fatto niente perché non è proprio di Udine, lui è un po' meridionale. E allora gli chiediamo, dopo 40 anni che sei a Udine, che riassunto puoi fare della tua vita udinese friulana? Sappiamo che ti sei anche mosso, no? Baila, sei felice di stare a Udine? Mi sento a casa proprio a Udine. Dopo 40 anni, come dici tu, ci vivo bene, i miei figli ci sono cresciuti e sono contento di come sono cresciuti a Udine. E Udine rimane una piazza proprio vivibile. Furlan Drugs. Brick, Brock, Strack, Crack. Sono 10 anni dai 200-250. Marino, Marino. Ho fatto tre mandati come l'assessore attuale, che è felice, che è felice. Non fare nome che... 350.000 euro di conoscita. Eccolo lì. 355.000 euro di conoscita. Scusa, vieni qua un attimo, Marino. Spiegami una cosa. Tu ti stai facendo i soldi con queste cose, no? Con... Ma io sono contento per te. Tu stai diventando ricco, sì. Col biologico, con la mia casa. Ma chi te lo fa fare? Quando è cominciato tu? Adesso, sinceramente, Maria, ti voglio bene, lo sai. Ti vogliamo bene, sei registrato. Allora, noi ti vogliamo bene. Però la frase, la domanda, chi te l'ha fatto fare era sincera, perché ti vedo, non sei senz'altro arricchito, ma senz'altro sei un idealista. Dopo tanti anni, sei stanco o sei ancora più in forma? Sono incazzato bene. Seconda poesia Aku. Nascose la dose che la morte ripose, no madri, no rose. Questa si chiama Dogs. Abbaiò alla luna ma non vide le stelle, overdose. Questa si chiama Drugs. C'era un ragazzo drogato che fece il bucato. Overdose, ti regalo un fiore in overdose d'amore. Udine limitata, vietato agli uccelli drogarsi nella zona a traffico limitato. We'll be right back.
del taverniere che colmi il mio bicchiere. La storia che vi vado adesso a raccontar non ha memoria né speciosità. La valle dei Navavas, asciuta ed opulenta, lontana dalla storia, dalla povertà, chiuse le porte alla diversità.